Allora, l'ordine del giorno è creare la porta musicale, sicuramente, ma era il numero 4 l'altra volta, il forno pistonico era il 3, l'1 era il blocco musicale, ma è l'unica cosa che abbiamo fatto, la 2 è gemma stabilizzante, ah giusto, per fare il comparatore dei cazzi anali, gemma stabilizzante e segnale, progetto glande, progetto simile a ripetitore, grazie Davide della Sabba, katana piacelungo e nero, ma guarda, non credo, l'Enderman, l'ho capita ora, l'orto è la numero 5, in teoria ci dovremmo arrivare, ah, e scopare e cagare, vero, 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 c'è anche scopare e cagare, bravissimi, forno pistonico è scritto così, questo è forno pistonico, e in realtà la maggior parte delle cose che scrivo le capisco, ma le scrivo talmente veloce, eh. Questo, come scrivo se scrivo veloce, tipo in stampatello, no, 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 gli elementi secondo me sono questi. Lo rimetto in terra un attimo, eh. La base è la pietra, quindi in teoria questo non ci piove. Però allo stesso tempo, se noi vogliamo fare il trittico così, non torna. Questa è la cosa più vicina a quello che vedo. Aspetta, aspetta, che se fosse così. Era simplicio, era al contrario. Bello che si possa capire guardando a terra. Amo scoprire le cose di Minecraft guardando gli oggetti. Sempre molto bello. Adesso scopare più cacare, la mia parte preferita. E come butta? Ero arrabbiata per l'altra volta? Volevo dire che sono stato un cretino, ok? Non volevo colpirti e non era un gioco sessuale. Solo ho fatto un errore e ho difficoltà a ammetterli. Non è molto di buon umore. Sì, è sempre stato aperto. Che è aperto qua, scusate? Non va bene che sia aperto. Oh, raga, è pericolosissimo. Però mi pareva di aver visto un recinto. Vabbè, facciamolo subito. Staccionata di quercia scura. No, non è dello stesso colore, ma per il momento. Cioè, temporaneamente, raga, non pensiate che sia definitivo. Bro. Ah, perché giustamente tu stai vedendo loro. Sei preoccupato. Bro, capisco che sei preoccupato, ma non fanno niente. Se sei più tranquillo, ti lascio qui. Chuck, sick flock, sick flack, suck blank, suck, fuck fluck, rook blank. 33. Farei uno stacchino per essere sicuri che si scopi, raga. Italo. Italo, Italo, Ricky, 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 basta sciacquarti le palle, dai. È buon pansesso questo. Dai, dai, facciamo un extra per essere sicuri. Mi sa che lo mettiamo qua. Vediamo di capire come chiudere il bambino nell'orto quando poi nasce. Ora, avranno già scopato i ragazzi. Quanto ci mettono a scopare? Diciamo che a livello loristico, secondo me, fanno un'adozioncina. Cioè, dopo tanto sesso e felicità, fanno un'adozioncina. È un po' afrodisiaco, dai. Ma ragazzi, però, datevi da fa', dai, con questo pisellino. Dai, scopare e cacare è in pausa. Scopare è in super pausa. Cacare è posizionato, ma non del tutto. Fatto. Ok, forno pistonico. Forno pistonico, beh, forno lo facciamo col Pietrisk. Pietrisk è un bene, direi, comune in questo mondo, no? Che ci fate qua? Che succede, ragazzi? Non venite mai al piano di sotto a quest'ora. Vi devo seguire? C'è Ruben. Ruben è andato a letto. Katana dorme ufficialmente di sopra? Eh sì. Vuole riprodurre un dispositivo a partire dallo schema di un forno e modificarlo in modo da far sparare le pizze. Gli mancherebbe un dispositivo di lancio e un conduttore energetico. Allora, riproviamoli tutti. Con arco, l'arco forno, fornarco, fornarco da sparo. Godo. È veramente il fornarco. Aspetta, scusa, è col pistone? Ah, ah! Li ho fatti tutti e due, raga. Con arco? Cazzo, l'assurdità in realtà funzionava. Che cazzo era in terra? Ingotto di. Ragazzi, no, dobbiamo fare un altro golem. Allora, questa è un'imboscata, Katana. Vado a dormire di sopra, non c'è problema. Scusami, c'è del ferro qui da qualche parte, me lo ricordo. Ah, ecco, è di qua. Solo questo? Dai, un po' di ferro, ti prego. Dai, un po' di ferro ci sarà qui, che cazzo. Dai, un piccolo ferrino, devo fare l'orto, ti muovi? Oi, oi, il ramen di nuovo. E voglio il ferro, voglio il ferro. Voglio il ferro, dai, ma non è possibile, è 50 minuti che stiamo qua. Ma che casino c'è, ragazzi? Che cazzo è sta roba? Ma so la fortezza del sapere. Oddio, oddio, che cazzo fanno? Help, 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 la spada, la spada, la spada. Cazzo c'hanno questi? Ma che so? I costruttori dei cazzi. Ma che cazzo è una processione? Ma che cos'è? Ragazzi, ma mi sa che c'è un coso che li genera. E se così è, abbiamo risolto un problema. Adesso possiamo farmare livelli dalla prigione. Con una mano cucina, con l'altra uccide. Lui è Polpetta, il golem combattente cuoco. Torniamo al nostro gioco del calamar. Allora, la pala di ferro, ci facciamo una bella cosa. Colazione. Vabbè, allora il primo livello è 7.
niente. Allora ragazzi, verrà fuori un gran casino all'inizio, ok? Voi avrete pazienza e non romperete il cazzo. Perché alto 2? Non lo farò e lo lascerò fare. Ti lascerò fare. Fai il tuo e io faccio il mio. A un certo punto sbaglierò molto presto. Ma ne erano due. Quanto sono rincoglionito, erano due blocchi tra questi due. No, ho sbagliato. In teoria è così. Nel pratico probabilmente è tutto sbagliato, ma il primo livello è questo. Adesso dobbiamo fare il secondo, che è fatto di 7 foglie qui e 7 foglie di là. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qui si fa uguale. Levati dal cazzo, vacca di merda. Metti qua, metti tutto l'ortarello, vai. Cazzo vuoi, pecora di merda, non giudicare. C'è un ultimo livello con l'acqua, credo. Secondo me c'è un ultimo livello con l'acqua che però ha uno scalino. Ah, le palle! Questo qui sputa l'acqua, ma poi il circuito in qualche modo ce la deve riportare dentro. Vediamo che succede con uno, ok? Vediamo che succede con uno. Oddio. Che cazzo è successo? Credo che sia qualcosa di molto sbagliato perché non abbiamo messo un muro. E ovviamente però non basta il flusso acquifero, la falda acquifera per creare. Però non va bene perché così l'acqua mi sta anche sulle foglie. Ma nel disegno 1 l'acqua è nel mezzo delle foglie, quindi è un altro errore. Il muro è sopra le foglie, non al lato. Oh no, degli invasori, come farò? Oh no, spero proprio che non mi seguano. Cavolo. Oh no, ragazzi, attenzione. Non vorrete mica cadere qui dentro. Massima attenzione, ragazzi. Dimmi che la lava ci arriva. Non ci sta arrivando mai nella vita. Non li ha bruciati, cazzo. A questo punto, per non confonderci. Si riempie l'acqua così? L'acqua piovana? Dice lo zombie, non lo sa, capito? Si riempie l'acqua piovana? Flussa un po' quest'acqua. Vedete come flussa? C'è del flusso. L'acqua flussica. Sta flussando. Sta facendo il flusso. No, allora mi sa che non erano solo estetica. Mi sa che in qualche modo il ciclo di Krebs lo fanno loro. Eccolo qua. Ecco il ciclo di Krebs. Ecco il ciclo circadiano. Eccolo qua. Ecco il monociclo. Ecco il ciclo mestruale. Eccolo qua. Ecco il ciclo giorno-notte. Ho capito a cosa serve, raga. È la versione intelligente dei buchi d'acqua che ho fatto nel mio orto. Allora, credo che tecnica, cioè, in linea teorica, avere il circuito con i ripetitori serve a continuare a attivare, a accendere e spegnere i macchinari. Che se l'energia gira, è come se il bottone venisse premuto automaticamente. Quindi per qualche motivo accendere e spegnere sto coso in continuazione dovrebbe creare un ciclo. Io sto guardando ora il disegno, dal pulsante va verso di loro, riesco a leggere cosa succede guardando il disegno. Il punto non è che va in loop, perché non c'è niente che torna indietro al punto di partenza, ma che il percorso è studiato per far arrivare l'energia in momenti diversi a questi cazzi. Oh, ma sei stronzo! Vai là sopra. Ecco a che serve la tramoggia. Io pianto a mano. La tramoggia raccoglie tutta la merda che confluirà dentro di lei. Non è un processo automatico per piantare, ma un processo automatico per raccogliere. Tu arrivi, che è tutto fiorito, e invece di fare pip 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 pip, spari sto acquazzone. Quindi in realtà il circuito è flavor, mi viene da dire. Non cambia un cazzo. Il punto è che con tutti quei bottoni, con quegli esatti sputini, copri tutto quanto. Il perimetro. Però in teoria non posso piantare, perché l'abbiamo visto prima che non pianta quel coso. Sputa e basta. Però non mi va di fare lo sciacquone. Adesso non mi farebbe sentire a mio agio. Cioè, ho fatto tutta sta cosa per vederlo funzionare con tutto sto grano, porca puttana. Lo proverò la prossima volta. Adesso torno a villaggio e la prossima volta tiriamo lo sciacquone. E con questo, in teoria, io avrei finito i circuiti. Quindi, tutto il resto è opzionale, ma lo faremo. Cioè, non mi interessa, io voglio fare tutta la roba della redstone. Signori, vado a posarne uno. Pisellino. Eh? 5 to go. 7 messi. È tutto a un tratto così. Abbiamo scavallato la metà. Ricorderò le